Per il Giorno della Memoria 2019, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, l'ISUC, propone in varie città dell'Umbria una serie di incontri ai quali prenderà parte Vivi Salomon, una testimone di seconda generazione, figlia di sopravvissuti della Shoah. L'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea propone per il Giorno della Memoria 2019 una riflessione che va oltre il celebrare l'Olocausto e ricordare la Shoah. È un'operazione che mette a tema la questione della continuità della memoria rispetto a questi eventi. Come? Abbiamo invitato in Umbria Vivi Salomon, una testimone di seconda generazione, cioè una testimone che ha avuto la madre a 13 anni ad Auschwitz, il padre a 17 in Transnistria, che era un campo rumeno. Noi partiamo dall'ipotesi che appunto di fronte alla fine del testimone sia necessaria mantenere, come dire, la continuità della testimonianza. Cosa significa per te essere una testimone di seconda generazione? Questo lo vedo come una, oggi lo vedo come una missione, e credo che è nato, che il seme di questo bisogno di raccontare è nato gli ultimi mesi che mia madre era in vita. Una volta io le ho chiesto dove ha trovato la forza di sopravvivere ad Auschwitz. E non le ho chiesto certamente perché non sei andata a attaccarti al filo spinato elettrizzato, ma le ho chiesto dove hai trovato la forza. E lei subito mi ha risposto e mi ha detto che io volevo sopravvivere per poter raccontare dopo al mondo che cosa ci hanno fatto. E però dopo lei, insieme a migliaia di altri sopravvissuti, non ha trovato la forza di fare e di raccontare, e oggi io credo che se lei non ha potuto raccontare dovrei farlo io. Come mai tua madre ha raccontato ai nipoti e non alle figlie? E quello che credo è che l'avrà fatto, mia madre avrà, e non voglio dire che ha scelto di non raccontare, forse ha scelto di non raccontare per difenderci noi, le tre sorelle, ma io credo che la vera ragione per cui non ha raccontato, non ha parlato di Auschwitz durante tutti questi anni, era perché è una specie di autodifesa. E raccontare di Auschwitz e ritornare lì, ritornare ai fatti, ritornare a quello che ha visto davanti agli occhi, ritornare all'abbandono, alla perdita della madre, della sorella e del nonno a cui voleva tanto bene. Oltre a loro aggiungo che c'erano ancora due zii che sono stati sterminati, e zii della mamma. E forse lei, la scelta era che finché non parlo di questo tema, allora posso mantenermi una mamma sana, che sana di diciamo, non posso dire sana di mente, lei certamente è sana anche di corpo. Con gli anni noi sappiamo che quando la gente un po' invecchia perde queste autodifese, e credo che quando i nipotini sono venuti con le loro domande, la mamma non aveva più queste autodifese e ha potuto finalmente liberarsi di questo enorme sasso che le stava sullo stomaco e di raccontare ai nipotini. E cosa significa per te la memoria? La memoria è poter raccontare la loro storia e la storia di 6 milioni che non hanno potuto raccontare, e passarla avanti ai giovani e chiunque è interessato a sentire questa storia. E io trovo che è un ruolo molto molto importante, perché spero che l'industria dello sterminio che esisteva, che è nata diciamo durante la Shoah, non ritorni più,
non solo contro gli ebrei, ma anche contro altre minoranze che sono perseguitate tuttora in tutto il mondo.